Social. Amici di Live Social, bentornati, bentrovati a questo nostro consueto appuntamento, questo spazio dedicato all'informazione che ci fa veramente molto bene, un po' a tutti. E oggi parliamo con una psicologa, con una psicoterapeuta, lei si chiama Daniela Bianchi e a lei diamo il benvenuto. E bentrovata, bentrovati a tutti. Grazie. Grazie della disponibilità. In questo momento lei può fornire indicazioni precise per vivere, diciamo, non serenamente, ma insomma dignitosamente questa quarantena. L'invito che farei oggi è quello di porsi alcune domande. Una buona domanda, per esempio, può essere: come mi sento? Questa esperienza mi fa star bene o mi fa star male? E, per esempio, un altro aspetto, no, è la valutazione di come un individuo valuta i propri sintomi. Quello che vediamo dal nostro osservatorio è che spesso il soggetto ha la percezione che i sintomi gli vengano messi dentro da fuori, come se non degenerasse lui stesso. Quindi cambiare questo orientamento e rendersi conto che è l'individuo stesso che genera i propri sintomi apre la prospettiva e il campo delle possibilità, quindi anche di modificarli. In questo senso il suo contributo quale potrebbe essere in questo momento? Beh, io come tutti gli psicologi sto lavorando, quindi sono raggiungibile ovviamente con Skype, con tutta una serie di strumenti, e stiamo lavorando tantissimo in questo senso, perché è chiaro che c'è una situazione eccezionale, c'è un grande disagio. Sapere quali sono le richieste di aiuto, su quali settori si convogliano? Può essere il lutto, perché una cosa che si sta modificando con questa situazione è il modo consueto che noi siamo abituati a percorrere. Veramente terribile, davvero. E poi ci sono tutta una costellazione di particolarità legate agli aspetti depressivi, alla solitudine, alle volte invece sono legati all'esposizione familiare, quindi a dei rapporti che erano già complessi prima e si sono complicati. Certo, ci sono visi proprio deteriorati, certo. Io saluto e ringrazio la dottoressa Daniela Bianchi per essere stata con noi, psicologa e psicoterapeuta. Grazie. E auguro a lei davvero a questo punto un buon lavoro. Grazie anche a lei, arrivederci. Arrivederci. Live Social.